Ecco, qui concludo e sono direi perfettamente nei tempi, sono le 10. Una cosa che ha di grandissimo valore, perché io vi ho fatto vedere i nomi degli economisti, ho fatto vedere il prestigio, la loro storia, ma ci sono testimonianze in più rispetto a quello che io porto alle mie platee. Li avessimo ascoltati. Guardate questo studio, cioè è per me, è veramente, tutte le volte che lo presento mi viene da ridere, e ovviamente in una situazione così drammatica si perde un attimo di tensione, ma mi viene da ridere, perché voglio dire, questo qui è allora è uno studio prodotto, il proposito di questo studio è di osservare come gli economisti americani, quelli con il sistema della Federal Reserve, cioè la Banca Centrale Americana, economisti della Banca Centrale Americana e delle università americane, hanno monitorato l'unificazione monetaria europea dalla pubblicazione del piano dell'OR, del rapporto dell'OR, che fu quello, diciamo, il rapporto che lanciò l'idea dell'unificazione europea dell'euro, eccetera, fino all'introduzione dell'euro nel gennaio 2002. Questi studiosi americani della Federal Reserve delle università americane hanno prodotto nel 2002, quindi all'entrata in gioco dell'euro, il seguente giudizio: l'euro non può succedere, è una brutta idea, non dura. E ovviamente va detto che a questo livello di autorevolezza, cioè non è l'Università di Pescara, con tutto il rispetto, no? Cioè, qui siamo a livello di massima autorevolezza internazionale. Questi rapporti sono regolarmente letti dai tecnici, tecnocrati dei ministeri italiani, dai ministri italiani, dai politici, che poi non li leggono, ma vengono regolarmente inviati. Quindi chi avesse voluto l'avrebbe potuto leggere benissimo. Un altro testimonianza è del famoso economista che vi citavo prima, Wynne Godley, il professore emerito di economia all'Università di Oxford, che nel 1997, in un'intervista all'Observer, giornale inglese, diceva, questa è l'inglese, questa è l'italiano, le nazioni dell'euro non solo rinunceranno alla propria moneta sovrana, ma anche alla loro capacità di spesa. Con l'unione monetaria i governi non potranno più essere finanziati dalla banca centrale, dovranno prendere in prestito sui mercati aperti. I governi dovranno prendere in prestito sui mercati aperti. Allora, questo rischia di essere troppo costoso per loro, persino impossibile. Le restrizioni di budget a cui queste nazioni si sottopongono infliggeranno una depressione economica all'Europa che essa non potrà risolvere. 1997, più di 10 anni dopo è successo, e questo è Paul Krugman, premio Nobel dell'economia, scrive sul New York Times e in un'intervista alla CNBC ha dichiarato, e questo riguarda noi, quello che è successo è che adottando l'euro l'Italia si è ridotta allo stato delle nazioni del terzo mondo, che devono prendere in prestito una moneta straniera, questa era la lira, era dello Stato italiano, noi siamo qua e l'euro è della BCE, è di un'entità estranea ed esterna all'Italia, quindi deve prendere in prestito una moneta straniera, con tutta la perdita di flessibilità che ciò implica, in particolare poiché le nazioni dell'euro non possono emettere la loro moneta neppure in emergenze, come oggi, soffrono disfunzioni che nazioni che hanno una moneta sovrana non soffrono, e se ne vedono oggi i risultati. Infatti l'America, che ha una moneta propria, non ha questo tipo di problemi. L'America oggi, con tutti i guai finanziari che può avere, ha un'inflazione bassissima, tassi di interesse, soprattutto quello che conta, sono i tassi di interesse sui titoli di Stato, che sono quasi lo 0%, in alcuni casi lo 0, in alcuni casi all'1, in alcuni casi 1,4, eccetera, e non è un paese, non è nei PIGS, non è... Ok. E questo, non so se si vede, è un cartello che è stato fotografato da una ragazza a Roma, fuori da un'attività commerciale, dove c'è scritto: chiudiamo per sempre il 31 luglio,
ho visto uomini con la terza elementare mettere su un'azienda e dar lavoro a decine di persone. Poi ho visto professori con 3 lauree in tasca far chiudere migliaia di aziende affamando milioni di persone. L'intelligenza non si studia. Dunque, l'euro, da quello che capisco, l'euro non dovrebbe essere la moneta di uno Stato sovrano che dovrebbe essere l'Europa. Dovrebbe. Allora, l'euro è stato creato come moneta di nessuno. Non è assolutamente nello statuto della creazione dell'euro la possibilità che l'euro sia una moneta di un qualsiasi Stato. E questo è la fregatura. Questa è la stortura, l'aberrazione della creazione di questa moneta, che non è avvenuta per caso, perché in tutta la storia della creazione dell'euro si è voluto con la massima attenzione separare la capacità di emettere la moneta dallo Stato, perché per i motivi che ho detto tutta sera, perché uno Stato che può emettere la propria moneta ha delle capacità, delle potenzialità economiche che sono talmente alte e spaventano i veri proprietari della ricchezza internazionale. Allora, l'euro è nato senza questa possibilità, che poi oggi, di fronte a lo sbriciolarsi dell'Europa, e proprio oggi, nel senso proprio letteralmente oggi, perché è una notizia di oggi, il presidente del Consiglio europeo, Herman Van Rompuy, che è un uomo completamente integrato nella pianificazione dell'euro e che sapeva benissimo quello che era successo e quello che sta succedendo, capisca che per un motivo politico oggi questo disastro non è più tenibile, sta veramente distruggendo l'Europa più velocemente di quello che loro volevano, con molta più velocità, cioè il paziente sta morendo troppo presto, doveva vivere. Per portargli via gli organi bisogna tenerlo in vita un po' di più. Ok, allora, che si stia rendendo conto di questo è un fatto. Oggi si comincia a parlare di una larvale forma di Stati Uniti d'Europa, con un'autorità politica centrale, con un'autorità bancaria, con un'autorità di spesa, cioè un ministero del tesoro centrale, eccetera. Ma l'euro non è nato, signora, assolutamente non è nato, con l'intenzione di essere una moneta di uno Stato europeo unito. Anzi, è nato con l'intenzione contraria, di spaccare l'Europa, di distruggere in particolare l'Europa del Sud, per vantaggio di due paesi che sono Francia e Germania.